Benvenuti in questa nuova puntata, io sono Federico Lonzoni, fondatore di Tartar Road, azienda di educazione finanziaria rivolta ai giovani che insegna come risparmiare, come investire e qual è la psicologia vincente sui mercati finanziari. In questa puntata faremo un approfondimento del post che vi ho condiviso pochi minuti fa sul mio gruppo Telegram Tartar Road. Trovate tra l'altro il link per iscrivervi al gruppo Telegram totalmente gratuito, vi condivido un sacco di notizie interessanti e molto carine qui in descrizione e vi ho condiviso appunto questo grafico che va a guardare la storia per quanto riguarda la volatilità. È un indice storico della volatilità su Bitcoin, è un indice della volatilità giornaliera e adesso vi faccio vedere direttamente il grafico qua su il nostro computer. Eccoci qua, è un grafico dei 24 ore, quindi bisogna vederlo sulle candele giornaliere e questo grafico è interessante perché adesso ha appena fatto uno spike verso l'alto, una candela da più 84%, ovviamente riguardo la volatilità, perché praticamente se andiamo sul grafico da un'ora notiamo come all'improvviso alle 7 Bitcoin ha dato un movimento, cioè praticamente era fermo Bitcoin da venerdì sera, ha lateralizzato venerdì, sabato, domenica e adesso verso sera alle 7 ha fatto questa candela da più 1.5%, che adesso ci sembra chissà cosa, ma non è, cioè per le cripto non è niente come volatilità, ma dato che ci siamo praticamente addormentati da venerdì sera a pochi minuti fa, adesso finalmente Bitcoin ha dato un attimo un po' di mossa. Lo so che vi state annoiando anche voi per quanto riguarda l'attuale price action di Bitcoin. Comunque il discorso che vi voglio fare in questa puntata è andare ad analizzare questo indice, perché siamo vicini ai minimi storici. Tra l'altro vedete Bitcoin come on, do something, cioè Bitcoin dai forza, datti una mossa e fai qualcosa. Siamo vicini ai livelli di fine 2018, qui siamo praticamente a ottobre 2018 e oggi faccio vedere cos'è esattamente, cioè cosa succede di solito quando siamo in queste zone qui. Tra l'altro ha fatto lo spike, prima eravamo qua, quindi molto vicini ai minimi, e adesso vi faccio vedere cosa succede. Allora, non bisogna confondere, cioè questo è il grafico della volatilità, quindi essendo il grafico della volatilità è un grafico che non è che se qui siamo qua allora significa che Bitcoin ha trovato il minimo, non è che se siamo qua significa che Bitcoin ha trovato il massimo del suo prezzo, cioè non significa che allora se è il minimo da qua Bitcoin sale. È un indice che mostra la volatilità. La volatilità per quanto riguarda un asset, in questo caso di Bitcoin, può essere o verso l'alto o verso il basso. Ci siamo fino a qua? Ottimo. Ora, dato che la volatilità di Bitcoin può essere sia verso l'alto e sia verso il basso, se andiamo a vedere quello che è successo praticamente a ottobre 2018, notiamo come in realtà non è successo niente, cioè è successo un movimento per quanto riguarda Bitcoin, vedete qua praticamente eravamo, che è andato verso il basso. Qui è quando praticamente, qui avevamo sull'altro grafico, qua, eravamo qui, ok? Eravamo qua, poi è iniziato a salire. La cosa importante è che quando è che ha trovato il massimo, tipo qui minimo eravamo qua, ok? Giusto per farvi un'idea, eravamo qui, ok? Qua. Ha trovato il massimo qua, che se vado a memoria e non dovrei sbagliare, eravamo praticamente qua, ok? Praticamente il 20 novembre, quello che è. Quindi notate che da qua a qua, ok, ha fatto questo spike verso l'alto di volatilità. Perché volatilità? Perché guardate come ha fatto delle grandi variazioni di prezzo, cioè praticamente Bitcoin ha fatto una variazione di prezzo da quella data a questa data in meno di un mese circa, ha fatto una variazione del meno 33% verso il basso. Ovviamente la volatilità è stata anche verso l'alto, perché da qua a qua ha fatto un più 5%, ok? Anche da qua a qua ha fatto praticamente un più 10%, quindi la volatilità c'è stata, anche da qua a qua ha fatto uno più 15%, quindi la volatilità c'è sia verso l'alto che verso il basso. La cosa che però vi voglio far riflettere oggi, notate come quando la volatilità ha raggiunto quei livelli bassi,
cosa è accaduto poi? È accaduto che praticamente, se andiamo a cancellare il grafico, andiamo a pulirlo, guardate, allora la volatilità si è andata ad appiattire perché praticamente Bitcoin per una settimana e mezza circa non ha fatto altro che lateralizzare, ok? Cioè praticamente ha fatto candele da più 0,20, meno 0,20, più 0,50, meno 0,50, cioè praticamente è rimasto fermo, ok? Situazione simile, diciamo, a quella che stiamo vivendo adesso, cioè vedete come... cioè Bitcoin è praticamente bloccato, ok? Non fa chissà quale movimento. Adesso le candele tutto sommato sono ancora un po' più pienotte, cioè da più 1, meno 1, più 1, meno 1. Vediamo se poi va a imitare il 2018 e ci fa delle candele da più 0,20, meno 0,20, più 0,20, meno 0,20, che sembra il mercato azionario. Tra l'altro la volatilità adesso di Bitcoin è molto simile a quella del Nasdaq, proprio perché Bitcoin è fermo, ok? Cioè non fa grossi movimenti né verso l'alto né verso il basso. Però notate che una volta che abbiamo trovato il minimo della volatilità, poi cosa è successo? È successo che Bitcoin ha fatto prima un movimento verso il basso, andando così a liquidare chi? I long. Quindi qui chi ha aperto long è stato liquidato qua e quindi hanno vinto gli short. Poi cosa ha fatto il mercato? Praticamente è andato verso l'alto liquidando così gli short, perché qui chi magari pensava qui cosa... Vi dico un attimo la psicologia. Allora, qui eravamo tutti e non si sa, faremo breakout verso l'alto o verso il basso, non si sa. Quindi abbiamo fatto breakout verso il basso, liquidati long. Poi il mercato cosa ha fatto? Ha detto andiamo sopra, boom, massimo più alto, ok? E praticamente la candela ha chiuso con un massimo più alto. Allora tanti cosa hanno pensato? Allora vedi, allora il mercato, questo qui è il minimo, $6,000, non si scende più. Perché ragazzi, vi spiego un attimo la psicologia che ci stava dietro. Nel 2018 in molti pensavano che Bitcoin avesse trovato il bottom a $6,000, ok? Questa era un po' l'idea che c'era. Quindi qui cosa è successo? Qui tanti dicevano ok, minimo trovato, si è sceso un attimino, risalito con magari uno che diceva vedi, minimo più alto rispetto a quello precedente, bull market confermato, si cresce, no, boom, e siamo andati giù e praticamente è andato a capitolare il prezzo. Con questo cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che a mio parere quello che andrà a succedere adesso è uno scenario molto simile, non scenario molto simile, abbiamo fatto il paragone tra i vari, il confronto tra i... confronto, fatemelo vedere, vi ho caricato il video qualche giorno fa, non questo, dov'è? No, non so quale sia il video che vi ho caricato, dovrei andarlo a ripescare qua e vi consiglio di andarlo a vedere. Praticamente vi avevo fatto il confronto dello scenario del 2018 con lo scenario attuale, i due grafici sono abbastanza simili, ok, però non del tutto uguali, questo qui, ok? Vi ho caricato il video, andatelo a vedere, lo trovate qui, eccolo qua, il video su YouTube, adesso pubblicità. Bitcoin, il grande crollo sta arrivando e vi facevo vedere come c'è una similitudine, no? Guardate qua, tra i due grafici, 2018 e 2022. Ne abbiamo già discusso, andate a rivedere quella puntata, se ve la siete persa trovate comunque il link qui nelle schede. Quindi, cosa andrà a succedere? Come vi ho scritto qua, l'indice di volatilità è vicino al livello di minimo storico, ok? Ora non sappiamo se l'abbiamo trovato adesso, se riscenderemo, non ho la più pallida idea, ma comunque siamo in una situazione di bassa volatilità, ok? Siamo praticamente qua adesso, ma siamo comunque a livelli molto bassi. Come abbiamo visto, non significa che se abbiamo fatto dei minimi, abbiamo trovato anche dei minimi per quanto riguarda il prezzo. Ora, tale diminuzione... dopo tale diminuzione c'è sempre un grande movimento. La domanda è ovviamente se il prezzo andrà su o giù. Penso che prima ci sarà un finto movimento in una direzione per bruciare qualche posizione e poi ci sarà il movimento effettivo per bruciare altre posizioni. Cosa significa questo? Significa che secondo me accadrà una cosa molto simile al 2018, cioè cosa? Pura manipolazione di mercato per andare a bruciare delle posizioni. Come avete visto il 2018? 2018 cosa è successo? Ha fatto una liquidazione verso il basso per bruciare i long, è andata in alto per bruciare gli short, poi è andata sotto, ok? Ha fatto, boom, capitolato e ha bruciato i long. Quindi, secondo me accadrà la stessa identica cosa. Dopo che avremo finito questo periodo di lateralità e di poca volatilità, che cosa accadrà? Accadrà che Bitcoin prenderà una decisione, o verso l'alto o verso il basso. Io
ragazzi, non so dirvi, non so farvi una previsione, tra l'altro non sono consigli finanziari, fate sempre le vostre ricerche prima di mettere il vostro capitale a rischio sui mercati finanziari. Io, ragazzi, non sono un indovino, non so se il prezzo andrà su o giù, ok? Quindi io vi dico solamente che ci sarà un movimento finto prima del movimento effettivo, ok? Secondo me vedremo un movimento finto e poi il movimento effettivo, quindi o vedremo una cosa simile a questa, quindi Bitcoin che magari va a 20-21 mila dollari, ah ok, vedi che Bitcoin in realtà è riuscito a recuperare e poi va a liquidare tutti, ok? Oppure fa il movimento opposto, che va a fare la finta, il finto bottom e poi va su. Questo secondo me, oppure magari stiamo già vivendo quel finto movimento per poi andare giù, ok? L'unica cosa che vi dico è preparatevi, perché ci sarà volatilità, questo movimento non durerà in eterno, prima o poi questo triangolo verrà rotto in una direzione o in un'altra, io non so dirvi in quale direzione andrà, ripeto, il segreto per muoversi all'interno dei mercati è, ragazzi, non dire se succede questo, bla bla bla, il segreto è essere pronti in qualsiasi scenario, quindi se succede questo, quindi se, non so, va a rompere questo triangolo, no? Va a rompere verso l'alto, io sono pronto e mi sono mosso correttamente adesso e, ipotesi, se Bitcoin va a 26.000 dollari, io sono pronto lo stesso, con le mie posizioni. Se invece accade uno scenario opposto, così, che so che anche secondo me uno scenario del genere è più probabile rispetto a uno scenario verso l'alto, ma solo per il fatto che tutti ormai stiamo pensando che il prezzo deve scendere, magari non è probabile, ma ripeto, queste sono opinioni mie e a me sinceramente che accade uno scenario o che accade l'altro non me ne frega proprio niente, cioè sono pronto in qualsiasi scenario. Quindi, ripeto, se invece va verso il basso, tu devi essere comunque pronto e magari qua devi avere la liquidità per andare ad approfittare di questo crollo. Quindi, indipendentemente dei due scenari, tu devi essere pronto. Quindi, se succede questo, io sono pronto. Se succede quell'altro, io sono pronto. È così che bisogna investire, ragazzi. Non dire, ah, qui sono convinto e allora qua, perché lì si parla di un altro discorso. A mio parere, siete qui per ascoltare la mia opinione, bisogna essere pronti indipendentemente che questo sia il bottom o no. Secondo me c'è probabilità che si vada più giù, ne abbiamo parlato tante volte, c'è la media 400 sul settimanale sui 14.000 dollari, c'è la media 300 sui 17, potremmo andare in quelle zone lì, ok? Un crollo del meno 80% per Bitcoin è fattibilissimo, ragazzi, è fattibile che Bitcoin faccia un meno 80% dei massimi e che ci andiamo a 13.000 dollari, è fattibile. Siamo in linea come lunghezza con gli altri bear market, come crollo dal massimo al minimo. Il scorso bear market, ragazzi, è un meno 84%, 2018, 2014 è un meno 86%, quindi siamo lì, non è che c'è anche un meno 82%, è fattibilissimo, tra l'altro con la crisi che stiamo vivendo a livello globale. Ora, io non so dirvi se accadrà oppure no. Tra l'altro, tutto sommato, Bitcoin si sta comportando anche molto bene adesso, perché 2018 non c'era una crisi, 2014 non c'era una recessione, cioè non c'era l'inflazione a questi livelli. Quindi, tutto sommato, Bitcoin si sta comportando in maniera d'applausi. Bisogna vedere cosa succederà, ma ripeto, come vi sto riempendo da ormai un po', bisogna essere pronti in qualsiasi dei due scenari. Secondo me è più probabile che si possa andare a rompere questo triangolo verso il basso. Accade l'altra cosa, io sinceramente non sono dispiaciuto, benissimo, io comunque sono riuscito a sfruttare questo momento qua. Quindi personalmente, che accada uno o che accada l'altro, sinceramente, se non scende, rimpiango magari, potevo comprare Bitcoin a prezzi più bassi, però, cioè, ragazzi, siamo a un meno 70% dei massimi, quindi va tutto bene, l'ho sempre detto, Bitcoin sotto 20k è ottimo. Tra l'altro, vi presento anche lo sponsor del video di oggi, che è XTB. XTB è un ottimo broker per fare trading su forex, azioni, commodities, ci sono addirittura le cripto, c'è di tutto su XTB. Io collaboro con loro da ormai parecchio tempo, ormai lo conoscete, trovate il link qui sotto in descrizione, ragazzi, per fare trading forex, materie prime, azioni, è perfetto, non posso altro che consigliarvelo. Ci sono tra l'altro anche le cripto, quindi potete fare trading su CFD con le cripto, è una piattaforma facilissima da usare, l'assistenza è ottima, funziona benissimo, non posso dire assolutamente niente contro. Qui sotto trovate il link per registrarvi. Perciò, concludendo la puntata,
Chi beneficia dalla situazione di questa bassa volatilità? Chi è pronto per gli scenari possibili? Quindi chi ha una strategia, quindi chi sa se sale mi comporto in un modo, se scende mi comporto in un altro. È questo quello che bisogna fare. Fatevi trovare pronto, fatti trovare pronto in tutti gli scenari possibili. Quindi mi raccomando, testa e occhio, perché la volatilità ci sarà, ok? Bitcoin non è che continuerà a lateralizzare per sempre, magari questo magari ancora una settimana, ancora due settimane, ancora un mese continuerà a lateralizzare. L'ho detto che dentro la Tana Tartaruga, tra l'altro, le iscrizioni apriranno della Tana domani, dopodomani, non so bene quando, ma a breve apriranno le iscrizioni della mia community privata per il mese di novembre. Comunque, l'ho detto, in questo momento bisogna sedersi, incrociare le braccia e aspettare e avere pazienza. Lo so che è faticoso, lo so che è brutto, lo so che è noioso, lo so che non te ne frega niente ormai di vedere il prezzo di Bitcoin, ma in realtà questa è la cosa più sbagliata. Io, ragazzi, ho vissuto questo stesso sentimento quando nel 2019, quando eravamo qua, ok, che ho visto tutto e l'ho vissuto da spettatore. Mi sono mangiato letteralmente le mani, perché qui non succedeva niente, era una noia pazzesca. Anche qui l'ho vissuto come spettatore. Ho capito che viverla solo da spettatore non è una cosa positiva, cioè bisogna entrarci dentro, non per forza investirci, non sto dicendo quello, ma bisogna osservare, ok, guardare, studiare, approfondire. Questo bisogna fare, ragazzi, non sprecate questo momento che è il bear market, dove non avete rumore, dove potete concentrarvi su voi stessi, su costruire una strategia di investimento indipendentemente da Bitcoin o no. Questo vale su tutti gli asset. Sfruttate i bear market per capire meglio voi stessi, per capire meglio cosa volete fare con i vostri investimenti, perché è il periodo dove non avete rumore, ok? Sì, avete il rumore di quelli che vi dicono che andrà tutto a zero, che l'economia mondiale collasserà. A parte questo, sfruttate questo momento, perché mi raccomando, sono i momenti in cui è proprio dove c'è il sangue sulle strade, dove a nessuno frega più niente, forse magari i momenti dove, a mio parere, si possono ottenere le opportunità più grosse. Ovviamente non sono consigli finanziari, mi raccomando, gestite sempre il vostro rischio, la volatilità e tutte queste cose qui. Mi raccomando, fate sempre le vostre ricerche, fate sempre attenzione sui mercati finanziari, perché sono molto pericolosi per chi non sa come muoversi. Ciao ragazzi, buona domenica, buona serata, ciao.